sulla rivista libertaria online Miglio Verde è appena uscito questo bell'articolo dal titolo La sindrome del Vietnam non ha fermato l'interventismo americano. Si tratta di una dura critica dei libertari nei confronti delle guerre, tutte le guerre e in modo particolare le guerre americane nel mondo. Ricordiamo infatti che il principio di base dei libertari è il principio di non aggressione. Mentre invece le guerre americane sono tutte guerre di aggressione. L'articolo si apre ricordando quello che è accaduto in Vietnam. Oltre ai 58.000 americani uccisi, 2 milioni di civili vietnamiti pure sono stati ammazzati. E questa sindrome del Vietnam per un po' di tempo ha limitato i conflitti all'estero degli Stati Uniti. Ma a partire dal 1991 gli Stati Uniti hanno ripreso a condurre grandi guerre in tutto il mondo, dipinte come guerre umanitarie, quindi la guerra dell'Iraq, Somalia, Haiti, Bosnia. Poi, dall'11 settembre 2001, l'esercito americano è rientrato nella scena globale a tutto spiano. Gli ultimi 17 anni hanno visto un gran numero di guerre, come quella terribile nello Yemen, in cui gli Stati Uniti erano protagonisti. Invece di porre fine al terrorismo islamico nel mondo, le nostre guerre, l'autore è uno statunitense, lo hanno moltiplicato. Hanno gettato l'Iraq, la Libia, la Siria e lo Yemen nel caos, che ha alimentato anche il terrore in Afghanistan. Inoltre oggi la tecnologia utilizza il drone, i droni. Ormai sono 16 anni che vengono usati i droni in tutto il Medio Oriente e i danni collaterali causati dai bombardamenti, cioè tutte le persone civili innocenti che rimangono uccise, non vengono visti, non vengono compresi dagli elettori americani perché risultano questi danni collaterali, queste persone morte del tutto invisibili. L'articolo continua con feroci critiche all'interventismo americano, le guerre degli Stati Uniti nel mondo, che costano un sacco di soldi, ma il costo più mostruoso di tutti naturalmente è quello in vite umane. Dal 2001 370.000 morti causati dalle violenze di guerra, 200.000 morti civili e oltre 10 milioni di persone costrette a spostarsi in grandi, terribili migrazioni di massa. Questa miseria umana e morale viene nascosta dietro un uso costante e deliberato della retorica. Ricordiamo la chiamata telefonica dell'allora segretario di Stato Hillary Clinton nel 2012. Gli Stati Uniti si riservano il diritto di attaccare chiunque determinino che rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti in qualsiasi luogo del pianeta. Questo è il fulcro della politica estera americana, quindi una politica estera estremamente aggressiva e violenta. Ricordiamo il principio base dei libertari, il principio di non aggressione. I libertari condannano qualsiasi guerra di tipo aggressivo, l'unico uso della violenza che giustificano è la violenza per difesa. Non si può mai attaccare per primi, ci si può soltanto difendere quando si viene aggrediti.